Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Celebriamo l'Annunciazione del Signore. Un giorno importante per la nostra Madre Celeste e per tutti noi, quando il Figlio di Dio si è fatto carne. Chiediamo ogni giorno alla Madonna di accrescere la nostra fede al suo Figlio. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. In terra agli uomini di buona volontà, noi ti lodiamo, ti benediciamo, diciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Padre, che tu hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo della Vergine Maria, concedi a noi che adoriamo il mistero del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di essere partecipi della sua vita immortale. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide. Non vi basta stancare gli uomini perché ora vogliate stancare anche il mio Dio?
Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, lo chiamerà Emanuele, perché Dio è con noi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco il Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra. Signore, tu lo sai. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore. La tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, è impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto né hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio. Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco l'uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la sua potenza
e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ecco, concepirai un figlio e lo darai alla luce. Il punto che dobbiamo focalizzare nell'annunciazione è che il figlio che nascerà dopo 9 mesi sarà vero Dio e perfetto uomo. Gesù non apparve sulla terra come una visione folgorante, ma si fece realmente uomo come noi, prendendo la natura umana nelle viscere purissime della Vergine Maria. La festa di oggi è la festa di Gesù e di sua madre. È per questo che, prima di ogni altra cosa, è giusto posare gli occhi sulla purezza e sulla santità di questa fanciulla che Dio Aboeterno ha scelto per prendere carne in lei. Dio preparò in Maria la dimora di suo figlio e la adornò con la più perfetta dignità, con tutti i doni possibili, e la colmò delle sue grazie. Quando l'angelo la chiama piena di grazia, indica in Maria l'esclusione di una benché minima imperfezione. Ella è l'Immacolata. In questa solennità Gesù appare più che mai unito a Maria. Quando la Vergine diede il suo consenso, il Verbo divino assunse la natura umana, l'anima razionale e il corpo, formato nel seno purissimo di Maria. La natura divina e la natura umana si univano in un'unica persona, Gesù Cristo, vero Dio e, da allora, vero uomo, unigenito eterno del Padre, e da quel momento, come uomo, vero figlio di Maria. Per questo la Vergine Maria è la vera madre del Verbo incarnato. L'incarnazione è la suprema manifestazione dell'amore divino per l'uomo. E solo l'immensità di questo amore può spiegarla. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Il figlio era l'oggetto unico del suo amore. Abbassandosi al suo livello, Dio ha reso all'uomo più facile il dialogo con lui. Più ancora, tutta la storia della salvezza è la ricerca di questo incontro. La fede cattolica è una rivelazione della bontà, della misericordia, dell'amore di Dio per ognuno di noi. In Gesù la natura umana è stata assunta. Senza per questo venire annientata. Perciò stesso essa è stata anche in noi innalzata a una dignità sublime. Con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in un certo modo ad ogni uomo. Ciò che ci colpisce
nell'Annunciazione è la piena disponibilità di Maria. Non pose condizione, non chiese tempo per riflettere, non pensò ai suoi progetti futuri, non vuole seguire la sua volontà. Per questo era già stata scelta, era la donna perfetta che doveva essere il paradiso terrestre per Dio che si incarnava. Davanti all'angelo, l'unica domanda della Madonna fu di chiedere come poteva nascere un figlio da lei se aveva fatto il voto di verginità. La spiegazione semplice e precisa la convinse immediatamente. Lo Spirito Santo scenderà su di te. La potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. La Madonna viveva abbandonata nella volontà di Dio. Con l'Annunciazione conobbe la sua missione di madre del Verbo Eterno e visse pienamente come chiedeva Dio. Noi cristiani sappiamo qual è la nostra vocazione. Sappiamo già come ci chiede Gesù nel Vangelo. Sappiamo che il Catechismo è indispensabile conoscerlo per non smarrirci e non seguire teorie strane e moderne. Chiediamo oggi e ogni giorno alla Madonna di accrescere la nostra fede per seguire Gesù, evitando le opinioni strane e le novità. Sia lodato Gesù Cristo. Ora e sempre sia lodato. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è resuscitato, secondo le scritture. È salito al cielo e siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita eterna. Amen. Maria è l'arca della nuova ed eterna alleanza. In lei si compie per opera dello Spirito Santo il mistero del Figlio di Dio fatto uomo per la salvezza del mondo. In comunione di fede e di speranza con la Vergine Annunziata, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Si compia in noi la tua parola, Signore. Si compia in noi la tua parola, Signore. Perché l'umanità accolga dolcemente l'annunzio dell'angelo con tutto il suo carico di novità e di grazia, preghiamo. Si compia in noi la tua parola, Signore. Perché sul modello di Cristo, servo e obbediente, sappiamo aderire con amore alla volontà del Padre e metterla al centro delle nostre scelte di vita, preghiamo. Si compia in noi la tua parola, Signore. Perché il deserto dell'incredulità e della durezza dei cuori fiorisca in opere di giustizia e di pace, preghiamo. Si compia in noi la tua parola, Signore. Perché in Cristo nuovo Adamo e Maria nuova Eva si è riconosciuta la vera immagine della persona umana uscita dalle mani dell'artefice divino con il soffio creatore dello Spirito, preghiamo. Si compia in noi la tua parola, Signore. Perché la sapienza del Vangelo ispiri sempre l'umanità che progetta, soffre, spera e la orienti nel cammino verso il Signore che viene, preghiamo. Si compia in noi la tua parola, Signore. Preghiamo per la pace in Ucraina e nel mondo intero. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli con bontà, o Padre, i doni che ti offriamo, celebrando l'incarnazione del tuo unico Figlio, e fa che la tua Chiesa riviva nella fede il mistero in cui riconosce le proprie origini. Per Cristo nostro Signore. Amen. E il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. All'annunzio dell'angelo, la Vergine accolse nella fede la tua parola e per l'azione misteriosa dello Spirito Santo concepì e con ineffabile amore portò in grembo il primogenito dell'umanità nuova che doveva compiere le promesse di Israele e rivelarsi al mondo come il Salvatore atteso dalla gente. Per questo mistero esultano gli angeli e adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri.
nella notte in cui fu tradito. Egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, e gli Apostoli, i Martiri, Santa Bernadette, San Luigi Orione e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, il Collegio Episcopale, tutto il clero, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa tua famiglia che hai convocato alla tua presenza, ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei in cieli, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas sua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nostra mano. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza, la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Per la comunione state seduti, che vi fanno passare i volontari. Thank you.
Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te con il peccato. Amen. Eccomi, o mio amato e buon Gesù, che alla Santissima vostra presenza, prostrato vi prego, col fervore più vivo, di stampare nel mio cuore sentimenti di fede, di speranza, di carità, di dolore dei miei peccati e di proponimento di non più offendervi, mentre io con tutto l'amore e con tutta la compassione vado considerando le vostre 5 piaghe, cominciando da ciò che disse di voi, o mio Gesù, il santo profeta Davide. Hanno trapassato le mie mani e i miei piedi, hanno contato tutte le mie ossa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La Re grati Maria, colui che nascerà da te sarà santo e chiamato figlio di Dio. Preghiamo. O Padre che ci hai accolti alla tua mensa, conferma in noi il dono della vera fede che ci fa riconoscere nel figlio della Vergine il tuo Verbo fatto uomo e per la potenza della sua risurrezione, guidaci al possesso della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento, sii il nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli, te ne scongiuriamo. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo e così sia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre, per l'intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. E tutti voi che celebrate oggi che celebrate con fede la festa dell'Annunciazione, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Ave Maria, grazie.
Ricordo gli avvisi. Fuori c'è Claudio, se qualcuno vuole qualche diberbello, chiedete a lui. Ricordo lunedì e sabato 9:30 Santa Messa, a seguire Santo Rosario. Domenica due messe, una alle 10:30 e una alle ore 17. Ricordo sabato 2 aprile faremo la messa di guarigione alle ore 16. Sabato 2 aprile ci sarà presente Don Marcello Stanzione. Lunedì sera alle 20:30 preghiere guarigione e liberazione. Mercoledì sera e venerdì sera alle 20:30 la messa di guarigione. Il mercoledì sera riservate ai volontari. Mi raccomando, se c'è qualcuno nuovo, dopo quando faremo le preghiere, dirò di aprire le mani si aprono così, mi raccomando, si mettono anche davanti, non è un problema, ma non si impongono, l'ho spiegato tante volte, si può intrufolare qualcuno strano, un mago, un satanista, un medio, se impone le mani cosa passa? Lo spirito inquilino sotto, perciò stiamo molto attenti. Allora, lo Spirito Santo lo devo ricevere. Teniamo a distanza da maghi, cartomanti, medium e genti strani che fanno del male e il male attacca, ricordato. Poi ci sono quelli che vanno a farsi togliere il malocchio col piattino, eccetera, eccetera. Non andate, vi tirate addosso le negatività, ricordatevelo. Perché poi si passa nei guai, ma me l'ha tolto. Dopo la settimana è ancora più forte. E vedi, tutte le volte aumenta sempre di più, finché dopo non ti va via più. E sei costretto ad andare tutti i giorni, ricordato. Anche perché questi si passano... questi poteri, perché non sono doni, sono poteri, alla notte di Natale. Se dopo voi la notte di Natale nasce Gesù Cristo, bisogna andare in chiesa, loro si passano il potere. Perciò state molto attenti, non fatevi ingannare dal maligno, che il demonio ha tanti tentacoli. Cioè state attenti, mi raccomando. Non prendete alla leggera queste cose, perché poi si passano i guai. A casa fate una lista di liberazione e guarigione e date un nome a noi, che lo mettiamo in questa lista, questo quaderno, così anche le vostre intenzioni vengono benedette. Leggete tanto le catechesi che servono a crescere spiritualmente, viene spiegato il Vangelo, il passo del Vangelo, ok? Se qualcuno poi non capisce qualche cosa lo può chiedere, ma leggetele, ascoltatele, che sono molto importanti per fare un serio cammino di fede, per crescere, così non si cade appena arriva il primo intoppo, la prima prova, cade e ci rinuncia alla preghiera. No, non è così, la catechesi serve a quello, a farci fare un cammino serio. Nel nostro sito messe preghiere guarigione e liberazione e i santi rosari di liberazione, ascoltateli o leggeteli, perché si guarisce prima, se no fa eco il microfono. Mi raccomando, cercate di ascoltarli o leggerli, che vi aiuta, per un aiuto in più per la liberazione. Sto facendo i video delle preghiere che facciamo lunedì, un video ogni preghiera, così la gente ascolta volentieri, poi quella che vi dà, cioè vi sembra più opportuna per la vostra vibrazione, cercate di ascoltare di più. Questa settimana non ho potuto farlo perché sono stato super impegnato, che dopo vi spiego anche perché, non ho potuto fare i video. Speriamo la settimana prossima. È uscito il mio libro, Preghiere, Guarigione e Vibrazione. Mi raccomando, se qualcuno vuole, è in fondo alla chiesa, e poi quelli che ci ascoltano da casa lo potete ordinare o in associazione o nelle librerie. Se le librerie fanno difficoltà, ordinato direttamente da Ancilla Editrice. Mi raccomando, chiamate in associazione, vi diamo il numero di telefono. Preghiamo tanto per fermare la guerra, perché purtroppo gli illuminati la vogliono. Noi con le nostre preghiere e Santi Rosari si possono modificare gli eventi. Aumentiamo la preghiera, perché il mese peggiore per la guerra sarà maggio, mi raccomando. Allora noi aumentiamo la preghiera, ok? Cercate di aumentare la preghiera, con la preghiera si modificano gli eventi, mi raccomando. Senza paura, noi siamo protetti dal manto di Maria, non bisogna aver paura, è tutto scritto nell'Apocalisse, tutto quello che sta succedendo è scritto, poi la gente si lamenta quando parla Apocalisse, ma ne leggetele, è tutto scritto, non bisogna spaventarsi, i figli di Dio non si devono spaventare. Ci abbiamo la protezione della Madonna, il manto di Maria, se no cosa serve? No, ci protegge lei, capito? Allora bisogna pregare senza paura, bisogna pregare, noi siamo qui per quello, per Maria, andare con lei da Gesù, attraverso Maria si va in paradiso. Mi raccomando, tanto siamo qui per la salvezza eterna, prima o poi dobbiamo nascere da questo mondo, dobbiamo andare da Gesù attraverso Maria, ma la gente ancora non ha capito questo, tutti pensano di essere immortali, e stiamo qua per 1000 anni, va bene. Chi è convinto di questo va giù dal demonio. Allora, non guardate più TG che tanto danno notizie false, filmati falsi, video falsi, video vecchi, fanno vedere che
sono quelli di adesso. Non aggiungo altro se non ci chiudono il canale, mi fermo. Ok? Tanti mi invitano in varie parti d'Italia, mi raccomando, ci vuole un permesso di un sacerdote. Se il sacerdote mi invita, io vengo volentieri. Settimana scorsa ho fatto 2 giorni straordinari di preghiera a Cepagatti, in provincia di Pescara. Ringrazio ancora il parroco Don Lucio, il parroco Don Marco e Don Marcello che mi ha accompagnato. È stato veramente bello, straordinario. Hanno confessato dalle 3 pomeriggio fino a mezzanotte, pensate un po' voi. Questo è un grandissimo apostolato per la salvezza eterna delle anime, che ormai è difficile anche che confessano. Invece lì, poverini, hanno confessato tutto il tempo, dalle 3 pomeriggio fino a mezzanotte. Pensate, 7:30 abbiamo finito di andare a mangiare, ma ci ha dovuto confessare ancora, non ha mangiato, ha mangiato un panino mentre confessava, che ce n'erano talmente tante di persone che voi non potete immaginare. Cioè abbiamo il palazzetto pieno, tutte le funzioni piene, ma la domenica è stato strapieno, gente in piedi, avevamo. È stato veramente bello, bello, bello. Mi sono emozionato, che non pensavo, come se fosse qua la domenica quando faccio le messe, che è pieno fino a fuori. Ecco, uguale lì, veramente bello, commovente. È stato bello, bello, bello. Poi ci sono tanti ragazzi, sono venuti anche, è stato bello perché sapete, sono un po' scettici, no? Un po' d'orgoglio c'è, poi il Signore gli fa sentire quello che devono sentire e vanno tutti a confessarsi. E questo è tutto in fila, è stato bello, 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 anche quello. Perché anche qua ci sono tanti giovani, uguale a qua, preciso identico, là abbiamo fatto le stesse cose. Siccome sono scettici, il Signore quando li segni gli fa sentire quello che devono sentire e poi cambiano. E speriamo noi. Il seme l'abbiamo buttato e speriamo che arrivano i frutti. Ringraziamo proprio la Madonna per questo grandissimo apostolato che ci sta facendo fare, ma soprattutto in questa settimana ci ha liberato 2 persone, una dopo 40 anni di sofferenze e una dopo 55 anni. E queste sono veramente grazie straordinarie, miracoli straordinari. Ricordato, per chi soffre a causa del maligno, sa quello che dico, gli altri non possono capire, il demonio dalla mattina alla sera ti tormenta, notte, giorno, dolori, un dottore dietro l'altro, i dottori non ti trovano niente, poi se trovano la causa non si può guarire, eccetera, eccetera. Hanno avuto sofferenze atroci, capito? E adesso sono guariti. Ringraziamo Madonna per tutto questo apostolato e queste grazie che ci ha fatto questa settimana, veramente straordinario. Dopo tutti questi anni di sofferenze, pensate un po' voi, dopo facciamo un Ave Maria per ringraziare lei, va bene? Che oggi è un giorno particolare. Ricordate che oggi è il giorno più grande della Madonna. Non è l'Immacolata Concezione, ricordate, o Maria Assunta in Cielo. Il giorno più importante della Madonna è questo, ma non lo festeggia quasi più nessuno. L'Annunciazione, che col suo sì ha dato inizio alla nostra vita, ricordatevelo. Col suo sì ci ha salvato dall'inquilino sotto. Se lei diceva di no, non eravamo qui. Ha detto di sì e questo è il giorno più importante, ricordatelo, ma non è festeggiato quasi da nessuno. Sembra che la Chiesa si sia dimenticata di questo giorno. E una volta festeggiavano, ricordatelo, una volta era festeggiato alla grande, come se fosse l'Immacolata. Capito? Il giorno più importante della Madonna è questo. Però pochi si ricordano. Ricordo, dal 2 al 10 aprile, alla scuola Regola, a Calò Villa Raverio, dove 3 anni fa c'è stata la vita di Gesù, che siamo andati a vedere la mostra. Ecco, quest'anno fa una mostra su San Francesco. San Francesco è il sultano. Se qualcuno vuole andare a vedere, c'è la mostra guidata. Va bene? Scuola Rigola a Calò, tra Villa Raverio e Besana, Calò. Va bene? Dal 2 al 10 aprile, al mattino dalle 10 alle 13, e al pomeriggio dalle 15 alle 19. Si può vedere la mostra, e c'è la spiegazione, ci sarà un sacerdote o un incaricato che spiegherà la storia di San Francesco col sultano. Mi fermo qui, facciamo l'Ave Maria e ringraziamo Madonna per tutto quello che ci dà nell'associazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Adesso benediciamo acqua e sale e poi cominciamo.
Vieni Spirito Santo. Manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri. Vieni Datore dei doni. Vieni Luce dei cuori. Consolatore perfetto. Ospite dolce dell'anima. Dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo. Nella calura riparo. Nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi sette santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Preghiamo. O Dio, che per la salvezza del genere umano hai istituito con l'acqua i più grandi sacramenti, guarda propizio alle nostre invocazioni e diffondi il potere della tua benedizione a questo elemento preparato con diverse purificazioni, perché questa tua creatura, servendo per i tuoi misteri, rechi l'effetto della grazia divina per mettere in fuga i demoni e allontanare le malattie, affinché tutto ciò che questa acqua bagnerà nelle case o nei luoghi dei fedeli sia immune da ogni immondezza e sia liberato da ogni cosa nociva. Non si stabilisca lì lo spirito del male, nell'aura che corrompe. Siano messe in fuga tutte le insidie del nemico che si nasconde. E se qualcosa vi è che sia avversa all'incolumità e alla pace degli abitanti, sia allontanata con l'aspressione di quest'acqua, e che la sanità richiesta per l'invocazione del tuo santo nome sia difesa da tutti gli assalti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Signore Dio Onnipotente, alla cui presenza sta con riverenza l'esercito degli angeli, dei quali conosciamo il servizio spirituale, degnati di guardare, di benedire e di santificare questa creatura dell'olio che tu hai tratto dal succo delle olive ed hai ordinato di ungere con esso gli infermi, perché, riacquistata la sanità, ringraziassero te, Dio vivo e vero. Concedite, ne preghiamo, che coloro che useranno questo olio, che in tuo nome benediciamo, siano liberati da ogni tristezza, da ogni infermità e da tutte le insidie del nemico, e che tutte le avversità siano allontanate dalle creature che tu hai redento col sangue prezioso del Figlio tuo, e mai esse siano danneggiate dal morso dell'antico serpente. Per lo stesso nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, umilmente imploriamo la tua immensa misericordia, perché ti degni di benedire e di santificare col tuo amore questa creatura del sale che tu hai donato per l'uso del genere umano, affinché per coloro che lo ricevono sia salvezza dello spirito e del corpo, e tutto ciò che sarà da esso toccato o cosparso sia privo di ogni immondezza e di ogni assalto del spirituale nemico, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo.
O Dio invisibile ed immenso, supplichevoli, imploriamo la tua bontà per il santo e tremendo nome del Figlio tuo, affinché tu infonda in questa creatura dell'incenso la benedizione e l'efficacia della tua potenza, affinché coloro che lo avranno presso di sé siano difesi da ogni male e da ogni danno. Esso allontani ogni malattia del corpo e dell'anima. Nessun pericolo incomba su di essi e servranno te nella tua chiesa incolumi e lieti. Tu che sei Dio e vivi e regni nell'adorabile Trinità per tutti i secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente, benedici per le nostre suppliche queste candele e ceri. Infondi in essi, o Signore, per il potere della Santa Croce, la benedizione celeste. Tu che hai offerto al genere umano per espingere le tenebre, ricevano tale benedizione col segno della Santa Croce, affinché, dovunque siano accese o collocate, siano allontanati i principi delle tenebre, tremino tutti e fuggano atterriti con tutti i loro ministri, né presumano di tormentare ancora e di molestare i tuoi figli. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, Padre immensamente buono e santo, che hai redento il mondo sulla croce col sangue prezioso del tuo divino Figlio Gesù Cristo, degnati di benedire e di purificare questi indumenti e fotografie dei tuoi figli. Umilmente supplichiamo, libera questi indumenti e fotografie da ogni tirannia, lancio, malvagità o infestazione degli spiriti infernali, e mantieni sempre incolumi da tutto ciò coloro che li indosseranno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che hai comandato ai tuoi apostoli di invocare la pace su quanti abitano le case in cui fossero entrati, santifica, ti preghiamo, questa casa per mezzo della nostra fiduciosa preghiera, e fondi in grande sopra di essa le tue benedizioni e l'abbondanza della pace. Giunga in essa la salvezza, come giunse alla casa di Zaccheo quando tu vi sei entrato. Incarica i tuoi angeli di custodirla e di cacciare via da essa ogni potere del maligno. Concedi che tutti coloro che vi abitano piacciano a te per le loro opere virtuose, così da meritare, quando sarà tempo, di venire accolti nella tua dimora celeste. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo. O Dio, la tua parola santifica tutte le cose e fondi la tua benedizione su questa creatura delle medicine. Concedi a quelli che ne serviranno con rendimento di grazie, secondo la tua legge e la tua volontà, di ottenere per mezzo dell'invocazione del tuo santo nome la salute del corpo e la protezione dell'anima. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo. O Dio, Padre del cielo e della terra, ti adoriamo, ti benediciamo e ti rendiamo grazie. Ti ringraziamo per averci dato questi bambini che hanno ricevuto una vita nuova e mediante il battesimo. Sono tuoi figli ed eredi del cielo. Stendi la tua mano, Signore, e benedicili. Togli dal loro cammino tutte le insidie del male e del maligno. Ti preghiamo, Signore, che i nostri bambini crescano in età, sapienza e grazia, come tuo Figlio Gesù Cristo. Difendili perché ti appartengono. Allontana da loro i pericoli dell'anima e del corpo, perché quando tu vorrai, possono partecipare alla vita eterna nella gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Dato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora ci troviamo davanti a Gesù. Lui è realmente presente. Se lo guardiamo con gli occhi della fede, riusciamo a vederlo. Chiediamo la nostra guarigione fisica e spirituale. Adesso facciamo l'inno allo Spirito Santo. Vieni, o Spirito Creatore. Visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi sette doni. Suscita in noi la parola, si luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male,
luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Amen. Liberiamo il nostro cuore e la nostra mente da ogni distrazione che il demonio ci farà venire durante questa preghiera. Guardiamo Gesù nella Santa Eucaristia. Gesù è realmente presente, è risorto veramente e noi dobbiamo credere per fede, ricordatevelo. Devo credere anche per fede che Gesù mi può guarire e liberare questa sera stessa. Ci devo credere. Ricordate che con la fede si smuovono le montagne, ce l'ha detto Lui. E poi qualsiasi cosa abbiamo bisogno chiediamo a Lui. Perché qua è l'argire delle sue grazie, 30 grazie rimangono qua sull'altare. Bene? Allora, chiediamo qualsiasi cosa abbiamo bisogno. Gesù ha detto, chiedetevi, sarà dato. Adesso facciamo un breve silenzio e poi cominciamo. Parliamo di Lui, proprio parliamogli nel cuore. Ricordo anche a Cipagatti, quando ha detto le mani si aprono così, hanno rispettato tutti. Questo è veramente straordinario. Tutti quanti hanno aperto le mani così. Anche se erano abituati magari in un altro modo, quando c'ero io hanno rispettato tutte le volte. Preghiera alla Vergine Santissima per custodire il dono della fede. Visto che oggi è un giorno importante, una preghiera alla Madonna. Vergine Santa, i tuoi figli sono qui riuniti intorno al tuo cuore immacolato, per innalzare a te una fervente preghiera affinché tu custodisca, cresca in noi il dono della fede. Il dono della fede, questo prezioso tesoro che Dio ha posto nel nostro cuore e che Satana tenta con ogni mezzo di strappare. Gesù disse un giorno, beati coloro che crederanno senza aver visto. O Vergine Santa, noi crediamo nel tuo Figlio Gesù. Crediamo che Egli è la seconda persona della Santissima Trinità e si è incarnato nel tuo grembo purissimo per la nostra salvezza. Crediamo in tutte le verità che Gesù, sapienza eterna del Padre, ci ha rivelato. Crediamo che in virtù dei meriti infiniti della sua passione, morte e resurrezione, noi possiamo ottenere la remissione dei peccati e la salvezza eterna. La fede è di fondamentale importanza per la vita cristiana. La fede è fiducia e credere con tutto il cuore nell'onnipotenza e nell'amore di Dio. È consegnare interamente la nostra vita nelle mani di colui che tutto sa, che tutto vede, che tutto può e che tutto predispone secondo il nostro vero bene. Più grande è la nostra fede e più sottile diventa il velo che nasconde il mistero. Più aumenta in noi la forza per combattere ogni male
e maggiori sono le grazie che Dio concede. A tal proposito ricordo le bellissime parole di Gesù rivolte a Santa Faustina: l'anima che mi è più cara è quella che crede fermamente nella mia bontà e ha piena fiducia in me. La ricambio con la mia fiducia e le do tutto quello che chiede. Nel Vangelo sono descritti diversi episodi dove Gesù loda e premia la fede di coloro che venivano a Lui per chiedere la guarigione. Ricordiamo le parole pronunciate da Gesù nelle diverse occasioni. Alla donna cananea che lo supplicava per la guarigione della figlia, disse: «Donna, grande la tua fede, avvenga per te come desideri». Al padre del fanciullo indemoniato: «Tutto è possibile per chi crede». All'emorroissa che toccò il suo mantello: «Figlia, la tua fede ti ha salvata, va in pace e sii guarita dal tuo male». A Gairo che lo supplicava per la figlioletta moribonda: «Continua solo ad avere fede». Al centurione romano che chiedeva la guarigione del suo servo: «In verità vi dico che nemmeno in Israele ho trovato una fede così grande». Apro qui una parentesi molto importante. Raccomando a tutti coloro che soffrono da tanti anni, e in particolare i miei principi e le mie principesse, di non scoraggiarsi, di non disperarsi mai e di continuare a pregare con fiducia per chiedere la liberazione, perché la fede, quando è grande, commuove il Signore e ottiene i miracoli più straordinari. Bussate, bussate con amore al cuore dell'Onnipotente, bussate senza stancarvi. Dio in un attimo può mutare la vostra vita, farvi dimenticare tutto il dolore passato e donarvi una felicità che pochi conoscono, solo coloro che come voi sono stati associati in modo particolare alla passione di Cristo. Continuate dunque a sperare e a confidare in Dio. Senza la fede non può esserci la vita di Dio in noi. È come chiudere il canale attraverso in cui passano le sue infinite grazie. Forse non riflettiamo mai sull'importanza della fede e quanto sia necessario che questa fiamma d'amore sia viva e palpitante nei nostri cuori. Oggi il rischio di perdere la fede è altissimo. Siamo giunti alla fine dei tempi e siamo nel periodo della grande tribolazione in cui Satana sferra l'ultimo e il più tremendo attacco della storia. Le porte degli inferi si sono spalancate e dal più profondo degli abissi salgono i demoni per invadere la terra e devastarla. Essi hanno tutti ricevuto dal loro capo, Satana, un unico ordine: andate e distruggete con ogni mezzo la fede, strappate dal cuore degli uomini questo tesoro, seminate violenza, morte, distruzione, desolazione, disperazione, orrore, perché gli uomini dubitano dell'esistenza di Dio e non credono più nel suo amore per loro. Usate l'arte ammaiatrice della seduzione, perché le anime siano attratte da tutti i piaceri del mondo: ricchezze, poteri, onore, gloria, successo e sesso. Accecate il loro intelletto, perché pensino di essere loro i padroni assoluti della loro vita e dimentichino che c'è un solo Dio da adorare e servire. Spargete ovunque la menzogna, la falsità, l'inganno, gli errori dottrinali, tutte le eresie possibili. Confondete le menti, turbate le coscienze, create il caos, perché gli uomini smarriti non credono più nella parola eterna che salva. Andate, operate senza sosta e portatemi un ricco bottino di anime. Voglio saziare questa fame che mi divora. Voglio riempire l'inferno perché Lui, Dio, sappia che io sono più forte. Che quelle miserabili creature, riscattate dal suo sangue, lo hanno tradito e hanno preferito me.
Se potessimo sentire la risata beffarda di Satana per ogni anima che si perde, resteremmo pietrificati. O Vergine Santa, quanto è orribile la devastazione che Satana ha compiuto sulla terra. Veramente ha fatto strage di anime. In questi ultimi tempi l'apostasia è ormai generalizzata. Troppi, anche tra i consacrati, hanno perso la fede e se ancora la conservano è ridotto a un debole lumicino, pronto a spegnersi al primo soffio di vento. Gesù, parlando degli ultimi tempi, disse: «Ma il figlio dell'uomo, quando tornerà, troverà ancora la fede sulla terra?» Ovunque, infatti, regna una strana apatia, uno strano torpore, un intorpidimento delle coscienze. Non c'è più slancio, non c'è più fervore. Tutti sembrano soggiogati da un incantesimo maledetto che ha paralizzato il loro cuore e lo ha raggelato. Dov'è l'amore e la fede ardente per il Signore? Dov'è l'impegno per una vita santa, per portare con amore la croce dietro a Cristo? Dov'è il coraggio dei primi cristiani che per testimoniare la fede erano disposti a morire tra i più atroci tormenti? O Vergine Santa, salvaci da questa catastrofe spirituale. Tu, splendida regina del cielo e della terra, che brilli alta su questa notte del mondo, come segno di sicura speranza, tu che sei la vincitrice di Satana e di tutte le potenze del male, sigilla con la luce sfolgorante della tua immacolata concezione la bocca dell'inferno, affinché non vomiti più sulla terra tutti i demoni e loro orrendi strumenti di morte preparati fin dall'eternità per portare così le anime alla dannazione eterna. Scuotici da questo sonno di morte affinché possiamo tornare a vivere in pienezza la nostra fede. Tua Maria, meravigliosa e intrepida donna di fede, che con il cuore straziato dalla spada del più atroce dolore hai sempre creduto e hai sempre detto sì al volere del Padre, chinati sui tuoi poveri figli e custodisci in noi il dono della fede. Vogliamo dire come te il nostro sì a Dio e credere sempre nella gioia e nel dolore, nel fervore e nell'aridità, nei giorni luminosi e sereni e in quelli bui e tormentosi. Schiaccia il serpente maligno che instancabilmente si aggira intorno alle nostre anime per insinuare il veleno del dubbio. Il dubbio è come un tarlo maligno che, se non è combattuto, sgretola giorno dopo giorno le fondamenta della nostra fede. Avvolgiti, supplichiamo, le nostre anime nel tuo manto santo, impenetrabile al veleno di Satana. Fa che al termine del nostro pellegrinaggio terreno possiamo anche noi pronunciare le parole del grande apostolo Paolo: ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Così, quando giungerà lo sposo delle nostre anime, Cristo Signore, potremo andare incontro a Lui, pieni di gioia, come le vergini sagge del Vangelo, con la nostra lampada accesa, la lampada della fede. Allora si apriranno le porte del Paradiso in un tripudio di canti e di armonie celestiali ed entreremo con Gesù nella beatitudine infinita che non conoscerà tramonto. Ave Maria, Madre dolcissima, custode santa della nostra fede e nostra eterna salvezza, noi ti ringraziamo. Fa che questo dono cresca e divampi come un incendio d'amore nel nostro cuore e nel cuore di tutti gli uomini e la terra sia rinnovata da questa forza straordinaria per una nuova primavera nello Spirito. All'ode e gloria della Santissima Trinità. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Apriamo le mani.
Preghiera di liberazione dello Spirito Santo. Adesso che siamo pieni di Spirito Santo, chiediamo al Signore Gesù di mandarci il fuoco del suo amore che infiamma i nostri cuori. Vieni, Signore Gesù, con il fuoco divino del tuo amore e caccia via da noi ogni malattia e ogni spirito del male. Fai sentire in noi la fiamma del tuo amore dentro il nostro cuore, affinché distrugga tutto ciò che arriva dal maligno. Signore Gesù, tu sei qui, sei vivo e presente nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, e quanti di noi non ti hanno potuto ricevere sacramentalmente, si uniscono in questo momento spiritualmente alla tua divina presenza. In mezzo a noi, davanti ai nostri occhi, c'è il Signore della gloria, il Signore della vita. Adesso chiediamo a Gesù che ci dia la fede. Quando Gesù nacque a Betlemme, tutti quelli che andarono videro un bambino, eppure seppero riconoscere che in quel bambino c'era il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo. Il Signore, fratelli e sorelle, ci dia la stessa fede questa sera. Noi vediamo un'ostia di pane bianco, ma crediamo fermamente nel nostro cuore che Gesù è qui presente, è qui in mezzo a noi, davanti ai nostri occhi. C'è Gesù vivo e presente nel Santissimo Sacramento, con il suo amore, vero Dio fatto uomo per la nostra salvezza. Gesù disse ai suoi discepoli: io sarò con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. E Gesù è fedele alle sue promesse, fratelli e sorelle. Quante volte noi nella nostra vita, nei nostri bisogni, nei momenti di difficoltà, abbiamo chiesto al Signore: Signore, dove sei? Signore, perché non ascolti le nostre preghiere? Signore, perché sei lontano da noi? Quel Dio che noi abbiamo cercato, di cui tanto abbiamo bisogno, fratelli e sorelle, è qui ogni volta che si celebra l'Eucaristia, tra le mani del sacerdote, nel cuore di quanti lo ricevono. E Gesù è lo stesso, ieri, oggi e sempre. È scritto nel Vangelo che quando si faceva sera, Gesù si ritirava nella casa di Pietro, lungo le sponde del mare di Galilea, e tutti quelli che avevano ammalati nel corpo e nello spirito li portavano da lui. E lui li benediceva, li guariva e li liberava tutti. L'amore di Gesù non è finito, fratelli e sorelle. La mano del Signore non si è accorciata. In questo tempo in cui tanti uomini e donne si allontanano da lui, in questo tempo in cui tanti vivono nel peccato, in questo tempo di grande tribolazione e di grande sofferenza, dove tanti ammalati sono presenti nelle nostre case, dove tante povertà e tante divisioni ci sono nelle nostre famiglie, Gesù viene ancora come Salvatore degli uomini, come un medico che ha potere di guarire tutte le malattie. Nulla è impossibile a Dio. Signore, questa sera, come 2000 anni fa, noi siamo qui riuniti come alla porta della casa di Pietro a Cafarnao. Abbiamo portato i nostri ammalati, abbiamo portato le nostre sofferenze, le nostre miserie, i nostri bisogni. E quante povertà, Signore, noi abbiamo. Le portiamo tutte a Te, Tu che sei la ricchezza infinita. Signore, noi siamo i Tuoi figli e ci hai riscattati dal potere di Satana con la Tua morte di croce. Per Te, Signore, ciascuno di noi è prezioso, perché ogni vita, Signore, è stata ricomprata, come dice la Sacra Scrittura, non con l'oro o con l'argento, ma con il sangue prezioso di Gesù Cristo. Passa in mezzo a noi, Gesù, toccaci con il Tuo amore, toccaci, infiammaci con il fuoco del Tuo amore, brucia in noi ogni egoismo e ogni peccato. Il Signore in questo momento ci sta guardando con uno sguardo di compassione. Sta donando tanto amore a molte persone che erano lontane, persone che dopo molto tempo partecipano nuovamente alla Santa Messa. Dice il Signore: sono qui per voi, per dirvi che vi amo, per darvi il mio amore, per dirvi che senza di me non potete fare nulla. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Dice il Vangelo che una donna in mezzo alla folla allungò la sua mano perché nel suo cuore credeva e diceva: se io soltanto riesco a toccare il suo mantello, sarò guarita.
ma forse la nostra fede, fratelli e sorelle, non è più grande del desiderio di quella donna malata da 12 anni che soffriva di perdite di sangue e stava perdendo anche la vita? Forse che la nostra fede non è più potente di quella mano che ha sfiorato il mantello di Gesù ottenendo il miracolo della guarigione? Gesù ha detto che qualunque cosa noi chiediamo per fede, noi la possiamo ottenere. Grazie Gesù, perché ci hai dato questa speranza. Grazie Signore, perché ci hai dato forza di credere nella tua potenza, guaritrice, liberatrice e sanatrice della preghiera. Fratelli e sorelle, se abbiamo fede in Gesù, se crediamo in Lui e speriamo in Lui, ogni malattia svanirà. Il Signore, con il suo sguardo e la sua benedizione, sta guardando molte famiglie qui presenti e anche quelle che ci ascoltano da casa. Sono famiglie che hanno molte difficoltà spirituali ed economiche. Dice il Signore, io vesto i gigli del campo e nutro gli uccelli del cielo. Rassicura il tuo cuore, per cui questa sera io benedirò la tua casa e la tua famiglia. I miei figli non avranno più fame e non avranno più sete. Non avranno più da chiedere ma da ringraziare per ciò che io faccio per voi. Il Signore sta benedicendo in questo momento tutte le nostre famiglie. Signore, suscita in esse sante vocazioni. Il Signore sta gettando il suo sguardo d'amore su tanti bambini ammalati e su tanti giovani che soffrono di disturbi alla mente, schizofrenia, bipolarismo, epilessia, autismo, ansia, depressioni, attacchi di panico. Il Signore li sta guarendo e benedicendo. Gesù, passa in mezzo a noi e toccaci con il fuoco del tuo amore. Grazie Signore, perché stai toccando molti di noi nel cuore, soprattutto i giovani, li stai liberando da abitudini sbagliate, dai vizi dell'alcol, del gioco, del sesso, della droga, vizi che non riuscivano a sradicare da tanto tempo. Grazie Gesù, perché tante sono le benedizioni che stai operando questa sera. Signore, ti vogliamo chiedere in questo momento di benedire in modo speciale tutte quelle persone che sono ammalate di cancro, di tumore. Signore, distruggi il potere di questo male. Tocca, Signore, tutte quelle parti del corpo di questi malati che sono infettati da queste cellule maligne. Signore, comanda a questo cancro, a questo tumore, di allontanarsi dalla vita e dal corpo di questi malati. Per il tuo santo nome, toccali con la tua potenza e donagli la salute e la guarigione. Se ci sono malattie strane che la medicina non conosce, o malattie inguaribili che la scienza non riesce a curare, come la sclerosi multipla, Gesù, tutto tu puoi, tutto vedi e tutto conosci, perché a te Gesù è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Gesù, guarisci tutte queste malattie strane e incurabili. Gesù, tu hai detto al paralitico, alzati e cammina. Guarisci anche le persone che sono paralizzate in un letto e costrette a stare in una sedia a rotelle a causa di un virus, di una malattia, di un incidente stradale, di un incidente sul lavoro, di un maleficio, di una fattura, di una maledizione o di un'altra opera malefica. Gesù, guarisce e risana il loro midollo lesionato o rotto, perché possono alzarsi e camminare e tornare a vivere. Ci sono molte persone che facevano fatica a stare in piedi, hanno dolori alle gambe, alle ginocchia, alle anche, alla colonna vertebrale, alla spina dorsale, all'ernia disco, dovuti anche a interventi sbagliati, dolori alle articolazioni, alle giunture, alle braccia, alle spalle, alla testa. Ora molti di voi sentono come un calore nelle parti malate. Non preoccupatevi, sta agendo lo Spirito Santo. Il Signore vi sta toccando, vi sta guarendo. Signore, grazie che stai operando nella tua vigna, in mezzo al tuo popolo. Il Signore vi sta ridonando la salute, così potrete continuare a lavorare ed accudire le vostre famiglie. Benedici, Signore, quelli che sono ammalati nel sangue,
nelle vene, nelle arterie e tutti quelli che soffrono di disturbi al cuore. Signore, benedici quanto hanno difficoltà nella respirazione, nei bronchi, nei polmoni. Signore, tocca anche quanti hanno problemi di allergie che provocano l'asma, allergie sulla pelle, allergie alimentari. Guarisci chi ha problemi allo stomaco, al fegato, all'intestino, ai reni, alle parti delicate del corpo. Rendi fecondi i grembi sterili perché possano trasmettere il dono meraviglioso della vita. Tocca, Signore Gesù, chi ha problemi di vista, di udito, chi ha sentito il calore dello Spirito Santo in queste parti, si accorgerà di vedere e sentire meglio. Grazie, Signore, che ci stai toccando nei nostri dolori, li stai guarendo e alleviando. Grazie, Signore, per la benedizione che stai dando a tutti gli ammalati, soprattutto a quelli colpiti dal cancro e dal tumore. Grazie, Signore Gesù, che stai operando diverse liberazioni questa sera. Grazie, perché stai toccando nel cuore e nella mente tanti nostri fratelli e sorelle posseduti per colpa di un maleficio, di una fattura, di una maledizione generazionale dei nostri antenati, legati all'occultismo, alla magia bianca, nera, rossa, verde e blu. Gesù, rompi, sciogli e spezza questo legame con i nostri antenati, fai perdere tutta la potenza malefica a questo maleficio, a questa fattura, a questa maledizione e a questa magia. Grazie, Signore Gesù, perché li stai liberando. Gesù, chiudi tutti i canali con tutti gli spiriti del male che sono entrati anche quando eravamo bambini e fai entrare in loro il fuoco del tuo amore. Grazie, Signore Gesù, che stai liberando i nostri fratelli e sorelle che sono stati colpiti dalle ferite emozionali già da quando erano bambini, ragazzini, adolescenti. Grazie, Gesù, perché stai risanando tutte quelle ferite interiori, dei tristi ricordi e delle violenze subite. Il Signore vi sta liberando. Il Signore sta raccogliendo e benedicendo le preghiere dei genitori per i propri figli. Signore, grazie per questa grande benedizione che stai donando questa sera in mezzo a noi. E mentre noi ti adoriamo, Signore Gesù, pieghiamo le nostre ginocchia davanti a te. Tu ancora una volta, come un buon samaritano, ti pieghi verso di noi per curare tu stesso le nostre ferite, per medicare tu stesso le nostre piaghe. Questa sera, Signore, ci sta donando una fede nuova, una certezza nuova nel cuore. Grazie, Signore, benedici tutti i malati qui presenti, quelli che ho inserito nella mia lista di vibrazione, quelli che ci ascoltano a casa, quelli di cui abbiamo portato la fotografia, i malati a casa, negli ospedali, nelle case di cura. Signore, guarisci di questa sera stessa e voi tutti in questi giorni potrete rendere testimonianza dell'amore che Gesù vi ha donato, delle grazie che ha distribuito. Il Signore ha guardato ognuno di noi. Il Signore conosce il nostro amore, la nostra devozione e ci benedice. Ci guarisce. Signore, tutti noi qui presenti ti chiediamo per la potente intercessione della tua benedizione, per l'intercessione di Maria Santissima e del glorioso San Giuseppe, di toccare ancora una volta tanti ammalati nel corpo e nello spirito e con potenza di ridonare la salute. Grazie Gesù, che questa sera sei sceso ancora in mezzo a noi, perché anche questa sera ti sei preso compassione di noi. Grazie Gesù, rimaniamo ancora alla presenza di Gesù, perché Lui possa continuare ad operare in mezzo a noi. E vogliamo che Tu, Signore, questa sera benedica questa associazione, questo luogo di preghiera, dove ci sono sempre tanti ammalati. Adesso stiamo raccolti, che dopo le preghiere ci avvieremo con Gesù passando in mezzo a voi. Soprattutto fra quelli che non hanno ancora sentito niente fino ad ora, chiedete con tutto il cuore quello di cui avete bisogno, perché il Signore vi sta ascoltando ed è qui a elargire le sue infinite grazie. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Apriamo le mani.
L'anima mia magnifica il Signore. Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Teniamo le nostre mani aperte, chiediamo allo Spirito Santo, a Gesù e alla Madre Celeste, di liberarci dallo spirito di impurità, di liberarci dallo spirito dell'orgoglio, della superbia, del peccato, delle ossessioni e vessazioni, della confusione mentale, delle invidie, delle gelosie, delle paure, delle angosce, delle ansie, delle depressioni, di liberarci dallo spirito dai pensieri di suicidio e dai pensieri di morte, delle ferite emozionali che ci hanno colpito in tenera età, nel grembo della mamma, da neonati, bambini, adolescenti e ragazzini, di liberarci dai mali che ci hanno colpito da bambini, provocati dai parenti vivi o defunti. Spirito Santo, ora che siamo liberi da queste negatività e malvagità, entra in noi e fai sentire tutta la tua potenza, liberatrice, guaritrice e sanatrice della preghiera. Che entri in noi l'amore di Gesù e di Maria, la gioia, la pace, il perdono, l'amore, la tranquillità, la pazienza, l'amitezza, fino a sentire che ci siamo riempite di luce. Gesù è la luce del mondo. Quando sentiamo che le nostre mani sono piene di luce, piene d'amore, piene di Gesù e di Maria, portiamole sul nostro cuore e sentiamo l'amore di Gesù e di Maria che ci riempiono il cuore. Riapriamo lentamente le mani, riempiamole sempre della loro luce e del loro amore
E quando sentiamo che le nostre mani sono piene di Spirito Santo, appoggiamole sulle parti malate del nostro corpo, i malati spirituali, sulla testa e sullo stomaco. Poi facendo in modo che ogni cella del nostro corpo sia bagnata o rigenerata con la luce dello Spirito Santo di Gesù e di Maria. Apriamo di nuovo le mani lentamente, riempiamole di luce di Gesù e di Maria e portiamole verso il cuore e sentiamo il cuore che brucia dentro di noi, perché il cuore è pieno d'amore, di Spirito Santo, di Gesù e di Maria. Adesso il nostro corpo è tutto ricoperto di luce e il nostro cuore è pieno d'amore, di luce di Gesù e di Maria, che sono la luce del mondo. Adesso abbiamo la sensazione che questa luce si effonde dal nostro corpo in tutte le direzioni. Noi siamo pieni della luce di Dio. Adesso possiamo vedere con la mente il Padre nei cieli come il centro di tutta la luce, e che questa luce scende su di noi. Siamo centrati da un raggio di luce che dal Padre attraverso Gesù e Maria scende fino a noi. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, dice il Signore. Grazie Signore Gesù, grazie Madre Celeste, grazie perché tanti nostri fratelli e sorelle si stanno liberando da pene e dolori inimmaginabili, soprattutto dalle ferite emozionali che li opprimevano fin da bambini. E voi, in questo istante, li state guarendo e liberando. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Oh,
Come figlio
Signore Gesù,
A loro il pane disceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo, Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Dio sia benedetto. Benedetto è il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto è il nome di Gesù. Benedetto è il suo sacratissimo cuore, benedetto è il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto è il nome di Maria, Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, Santissimo Sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Amen.